Forse non ve ne siete ancora accorti, ma la guerra dell'euro è cominciata e anche questa volta ad aprire le ostilità è stata la Germania. Angela Merkel ha detto che nel futuro ci potrebbe essere un'Europa a differenti velocità. Tutti hanno pensato che la Merkel stesse parlando di creare un euro a due velocità, una moneta più forte riservata ai paesi di serie A e una più debole per i paesi di serie B. Ma le cose non stanno proprio così. La Merkel non ha mai detto che ci potranno essere due euro diversi, ha detto solo che ci saranno alcuni stati più forti e altri più deboli. Adesso vi spiego il piano di Angela. La Merkel vuole che nei nuovi documenti europei venga scritto nero su bianco che alcuni stati sono più importanti di altri. Sapete a che cosa serve questa mossa? Ve lo dico io. A dare ancora più potere ai tedeschi. Nell'Europa a due velocità ci sarà una serie A, guidata dalla Germania, che potrà prendere decisioni sull'immigrazione, la sicurezza, le politiche economiche, insomma su tutte le cose che contano. E poi un'Europa di serie B, che non avrà voce in capitolo sulle decisioni comunitarie. In questo modo la Merkel farebbe fuori tutti quelli che puntano a ostacolarla. Ma l'euro resterà comunque la moneta di tutti. Non ci credete? Allora ve lo faccio dire da un signore che conoscete bene. Si chiama Mario Draghi. Con la moneta unica abbiamo forgiato dei legami che hanno superato la peggiore crisi economica della Seconda Guerra Mondiale. Questa è stata in effetti la ragion d'essere originale del progetto europeo: tenerci uniti nei momenti difficili, quando tutti sono fin troppo tentati di voltare le spalle al proprio vicino o di cercare soluzioni nazionali. Mettetevi bene in testa queste parole. Secondo Draghi l'euro è irrevocabile. Anche se non vi piace, ve lo dovete tenere. Il capo della BCE non parla mai a caso, è sceso in campo per difendere l'Unione Europea e il suo messaggio è chiaro. Non fatevi illusioni. Fatevi una domanda. Perché Draghi e la Merkel stanno sparando cannonate? Perché sono spaventati a morte da questa signora qui, Marine Le Pen? La Le Pen in Francia vola nei sondaggi e ha fatto una promessa. Mais c'est pour cela qu'élu, j'annoncerai la tenue d'un référendum dans les six mois sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. Se anche la Francia se ne va, l'Europa crolla e la Germania non avrà più nessuno da dominare. Ecco perché la Merkel ha paura, non vuole perdere neanche una fettina del suo potere. La cancelliera vuole cambiare l'Europa per renderla ancora più sottomessa. Non credete agli europeisti alle vongole. In questa Europa c'è solo una velocità che conta. Quella della Germania. Tutti gli altri, se restano nell'euro, sono destinati a soccombere. Fidatevi di nessuno.